È la Sistiana Cup, l'appuntamento a Match Race sui Far 80 all'interno della settimana alla Barcolana. Sono due maxi, 80 piedi, come già detto, l'appuntamento qui nel Golfo di Trieste. Al timone, sull'imbarcazione numero uno, c'è Alberto Leghissa. Dall'altra parte, amico e maestro di sempre, Mauro Pelaschier. Fasi preparatorie, sono già passati i segnali dei 6 e 5 minuti, è una fase di studio, una fase di dial-up, di circling, come si dice nel Match Race, prima di iniziare questa entusiasmante regata. Imbarcazioni che possono portare fino a 25 persone, 80 piedi, come già detto. Mauro Pelaschier contro Alberto Leghissa. E Mauro Pelaschier, che da sottovento sembra essere più veloce rispetto all'imbarcazione timonata da Alberto Leghissa, 30 secondi alla partenza di questo match. Le barche sono molto veloci, le barche si stanno avvicinando alla linea di partenza abbastanza sprintate. Ed è partito Mauro Pelaschier, partenza in pin per lui, partenza in barca gomitato per Alberto Leghissa e Fulvio Benussi. Al timone del Far 80 Sistiana, di questa Sistiana Cup, c'è Andrea Nevjerov, coadiuvato la tattica da un maestro del Match Race dei tempi di Azzurra, Mauro Pelaschier. Una giornata perfetta per questo tipo di regata all'interno del Golfo in questa settimana della Barcolana, di questa 44esima edizione della Barcolana. È la coppia Leghissa-Benussi a condurre il primo lato di bolina, il giro di boa di questa regata. Un gran vantaggio, una virata anticipata proprio sotto barcola ha permesso al duo Leghissa-Benussi di essere avanti di tre lunghezze rispetto a Mauro Pelaschier e Andrea Nevjerov. Eccoli al passaggio di boa. È l'arrivo di questo match, di questa regata Sistiana Cup, davanti a condurre l'imbarcazione che già dai primi momenti ha preso la testa della regata, la coppia Alberto Leghissa, Fulvio Benussi, davanti a Mauro Pelaschier, Andrea Nevjerov. Si chiude quindi con la vittoria per Alberto Leghissa e Fulvio Benussi di questo primo match della Sistiana Cup.